Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio a mia volta per le gentili parole e il gentile invito, ringrazio tutti i relatori per la loro cortese disponibilità e come diceva il Presidente Pera, vengo da Milano che è, almeno in Italia, una sede privilegiata per l'osservazione di cause di questa natura. Si calcola che circa il 90% delle cause antitrust in Italia vengano radicate davanti al Tribunale di Milano. Mi sembra quindi di qualche interesse, di qualche utilità, richiamare uno studio assai recente condotto dal professor Condinanzi e dai suoi collaboratori ricercatori dell'Università Statale di Milano, che hanno individuato, raccolto e analizzato tutti i provvedimenti resi in materia antitrust dal Foro Milanese, Tribunale e Corte d'Appello, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2018, quindi 7 anni. Si tratta di ...103 provvedimenti, 70 del Tribunale e 33 della Corte, la cui valutazione complessiva è ancora oggetto di esame da parte di quei ricercatori, ma che comunque sembrano già fornire dati significativi, indicazioni significative, in ordine per esempio alle percentuali di accoglimento. In Tribunale, sui 70 provvedimenti, 34 sono stati di accoglimento e 36 di rigetto, per lo più per insufficienza di prove. Sui 33 della Corte, di cui 26 appelli e il resto provvedimenti resi dalla Corte come giudice di primo grado ai sensi della legge 287 del 90, sui 33, dicevo, 11 sono stati di accoglimento, pari a un terzo. Ancora, la più parte delle cause dinanzi al Tribunale erano per abuso di posizione dominante, molto meno per intese restrittive della concorrenza, 46 e 22. In Corte la percentuale dell'abuso sale decisamente e sono addirittura 27 le cause su 33, mentre scendono le intese. E infine si può ricordare che la più parte delle cause è follow-on, 52 in Tribunale e 24 in Corte. Le materie riguardano per lo più concessioni, tasse aeroportuali, telefonia e controversie bancarie, da ultimo è il filone da ultimo sviluppato. Venendo però alla cosa più interessante, forse agli ultimi sviluppi, cioè al periodo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo numero 317 attuativo della direttiva 104, si può rilevare, sempre sotto il profilo statistico, che dal 3 febbraio 2017, quindi entrata in vigore ad oggi, presso il Tribunale di Milano sono state iscritte 132 nuove cause in materia antitrust. E sembra particolarmente significativa la scansione anno per anno. Nel 2017 erano 12, nel 2018 sono diventate 80. 23 nel primo semestre e 57 nel secondo. Nel 2019 sono 40 soltanto nel primo quadrimestre e quindi con una proiezione annua che va ben al di là del centinaio di cause. Vi è da dire però che questi dati sono un poco falsati per il fatto che il 70% circa di queste nuove cause è in materia bancaria e la violazione della normativa anticoncorrenziale costituisce soltanto uno degli argomenti addotti dalle difese a sostegno delle rispettive tesi. Non si tratta quindi, se non nella misura di circa il 30%, di cause che hanno un oggetto puramente incentrato sul risarcimento danni da antitrust. Questa è la situazione del Tribunale di Milano, che sicuramente rappresenta un caso singolare non soltanto per l'Italia ma anche per, credo, il contesto europeo. In Corte, invece, dopo il decreto legislativo numero 3 del 17, sono state iscritte a ruolo
11 cause, praticamente tutte in materia aeroportuale, salvo l'una per il cartello dei produttori di mezzi pesanti e un'altra per abuso escludente nel settore farmaceutico, che però si avvia ad una definizione tra le parti transattiva. Quindi la situazione è molto più tranquilla in corte, ma non si sa per quando, fino a quando, perché ovviamente si attendono le definizioni del Tribunale. Niente, volendo commentare questi dati, bisogna riconoscere che in Italia si assiste sicuramente a un sensibile aumento delle controversie antitrust e il fatto sembra confermare che l'applicazione di questa normativa sta assumendo un sempre maggiore rilievo nell'economia nazionale, sia grazie all'effetto, credo, dell'attività svolta dall'autorità garante nazionale, sia per effetto di una consapevolezza sempre maggiore dell'importanza che questa tematica presenta per l'attività delle nostre imprese. Ecco, sapete benissimo che nel settore antitrust i giudizi risarcitori spesso seguono decisioni della Commissione europea o dell'autorità nazionale, decisioni che hanno riconosciuto e sanzionato complesse vicende di intese anticoncorrenziali o abusi di posizioni dominanti. E così è avvenuto per i cartelli sull'acciaio, sui veicoli industriali pesanti, sui tassi Euribor. Per molte tipologie di cause vengono spesso emesse sentenze non definitive che risolvono questioni preliminari allo Stato, magari, come la prescrizione o la validità da riconoscere ai provvedimenti della Commissione o dell'autorità garante in caso di transazioni, settlement. Quindi alle sentenze non definitive segue una fase successiva che forse è ancora più complessa, perché in essa si riversano tutte le notevoli problematiche del danno, della sua esistenza, del nesso causale con l'attività illecita, della determinazione del quantum risarcitorio. Ma vengo a concludere. Mi piace ricordare i casi che particolarmente hanno impegnato i giudici milanesi, o tuttora li impegnano, in materia antitrust. Si tratta per lo più dei procedimenti intentati da piccoli o medi operatori nei confronti di grandi imprese nel settore della telefonia, procedimenti nei quali si lamentano violazioni della normativa antitrust con riferimento alle cosiddette numerazioni non geografiche e ai prezzi di terminazione delle linee fisso mobile e mobile mobile. E poi ci sono i procedimenti introdotti anche in Italia come in tutta Europa, seppur in Italia in minor numero, e di cui parleranno, credo, gli ospiti stranieri, a seguito dell'accertamento da parte della Commissione europea di intese anticoncorrenziali nel settore della vendita dei veicoli pesanti. Almeno in Italia le poche cause sinora introdotte si presentano come pilota, destinate cioè a valutare l'opportunità di aprire un contenzioso ben più ampio. Si calcola che solo in Italia la platea degli imprenditori interessati sia di alcune migliaia. Si tratta di valutare anche con quali modalità, strategie difensive aprire questi contenziosi, che hanno richiesto finora già un notevole impegno sul piano processuale per individuare le modalità di trattazioni più utili ad assicurare il giusto contemperamento fra i tempi che devono essere contenuti, fra i diritti di difesa che devono essere assicurati, e quindi una complessiva gestione efficace del processo in presenza di numerose parti. Concludo davvero questa volta ricordando che l'Italia è ricordata molto spesso nelle classifiche europee come fanalino di coda per i tempi di durata dei procedimenti, e quindi mi piace ricordare il procedimento cautelare tra operatori televisivi Sky e MediaPro Italia, che si può citare in quanto ormai già definito, che era relativo all'asta per la cessione dei diritti televisivi del campionato di calcio di Serie A per le tre stagioni 2018-19, 2019-20 e 2020-21. Procedimento che si è concluso con l'inibitoria della prosecuzione dell'asta secondo le modalità stabilite dall'intermediario indipendente. È stato proposto reclamo che ha confermato l'inibitoria emessa dal primo giudice. E mi piace ricordarlo, dicevo, perché il procedimento presentava un'indubbia rilevanza economica, il valore complessivo era superiore al miliardo di euro e aveva un interesse pubblico correlato alla corretta gestione di questi diritti, ma anche profili di particolare urgenza per l'imminenza dell'inizio del campionato. Ebbene, il primo provvedimento cautelare è stato depositato a meno di un mese dall'iscrizione al ruolo e il secondo è stato altrettanto veloce in sede di reclamo.
Ecco, ho veramente finito.